Per comprare o affittare un immobile, affidati al Gruppo Tecnocasa, la più grande rete immobiliare in Europa. A Palermo e provincia con oltre 80 agenzie. Tecnocasa, Tecnorete e Chiron, per un mutuo, un finanziamento o una polizza assicurativa, potranno affiancarti con i loro consulenti immobiliari e creditizi, offrendoti tutta l'esperienza trentennale del gruppo. Gruppo Tecnocasa, la tranquillità di fare centro. Adesso abbiamo un altro concorrente, lei è Giulia Genghini, in arte Yuri. Lui è Yuri, con un brano inedito, Yuri, che ci canta direttamente da Roma, Mi piaci tu. Microfono, grazie. Riproviamo. Mi piaci tu. Ecco, un applauso Yuri. A Yuri, grazie. Grazie. Modo di vivere le emozioni, mi piaci quando mi sei vicina, quando sto per sprofondare, tu continui a guardarti intorno e ti accorgi di non essere sola, sai che c'è, che mi piaci come sei, sai che c'è, mi piace ed è così. Perché ogni cosa di me è legata a te, mi fai stare bene e quando siamo insieme ogni cosa diventa viva e spontanea e allora mi piace tu, mi piace da così. Siamo insieme, ogni cosa diventa.
applauso per Yuri. Grazie. Con Mi piaci tu, un inedito anche per Yuri, la medaglia del cantamare. Medaglia, a ritaglia stavo dicendo targa, non so perché continuo ancora a pensare alla targa. Ciao Yuri, ci vediamo dopo. Bene. Prossima concorrente viene da Catania, lei è Erika e lei ci canterà A mano a mano. Erika. Facciamo entrare Erika. Erika, vieni. Con l'aiuto del nostro Matteo. Buonasera a tutti. Vai, okay. Matteo, grazie. Un applauso a Erika, grazie. A dopo. Non c'erano soldi, ma tanta speranza. E a mano mi perdo e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera. E non come adesso, né sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare. Può crescere un fiore da questo mio amore per te. L'amore è tornato da te. Grazie. Questo mio amore per te. Grazie. Erika, Erika. Ora con sì. A mano a mano. Ora io dico, con questo coso qua, questo sì. È più alto di me. Lo so. Quindi se io mi metto qua non mi vedono, quindi faccio okay. Una cosa, va. Bravo. Mettiamolo qua, vai. Bravo, vai, bravo. Vai.
Allora, la medaglia grazie. Anche per la nostra Erika che ha appena cantato a mano, grazie. Grazie, grazie mille. E noi andiamo avanti con il programma, prossimo concorrente. Vai tu. Vado io. Sì. Viene da Roma anche lui e si chiama Dylan. Dylan canta Como Mirarte. Como Mirarte, baby. Non mi sale las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicarte qué me hace sentir. Como si fuera el verano, el invierno no existiera. Como se separa todo. Y con esa sonrisa que nunca se olvida llegaste y te vi. Y ya no puedo soportar que tú no seas la que me ama. Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos si me muero. Destino no nos tiene que importar. Oh, y cómo decirte que no quiero que ese amor sea pasajero, que de pronto se da un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. Facciamo un applauso a Dylan. Como Mirarte, bravo. Va bene, bravi tutti i nostri concorrenti, veramente anche sono per te bravissimi quest'anno. La medaglietta. Sempre. Grazie. Grazie Dylan, andiamo avanti col programma. Il prossimo o la prossima concorrente. Lei viene da Catania, si chiama Lucilla e canta Non finisce mai. Mica. Se vai tu
sicura, non ci sarà chi rida di me, perché io avrò qualcuno che sappia già da sé. La strada per ritornare in me, e non finisce mica il cielo, che se la verità la medaglia. Puoi lasciare a noi il microfono. Puoi lasciarci grazie il microfono. Adesso puoi respirare. Ecco, sì. È tornato anche il cielo. Allora, siamo arrivati all'ultima. L'ultimo concorrente. Lui è Alessio Franzò. E canta. E lui canta Fai rumore. Che se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se. Senza parlare, senza un posto a cui arrivare, consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, un po' quei posti che dovevo evitare,
faccio finta di non ricordare e faccio finta di dimenticare, ma capisco che per quanti ho fuga torno sempre a te. Che fai rumore qui, che non lo so se mi fa bene, questo rumore mi conviene, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio innaturale. Grazie. Alessio Franzò. Alessio era l'ultimo concorrente e anche per te la medaglia. Tra l'altro. Ma tutti, tu non hai idea quello dietro, io ogni tanto calma, respira. No, ce l'ho perché li vedo. Anche per te, la ritaglia con questa targa, la medaglia. Facciamo un applauso al nostro Alessio Franzò. Bene, ma adesso che cosa c'è? Io lascio a te la... Adesso ritornano Bounce Factory con un medley di Michael Jackson. E io e te ce ne andiamo. Andiamo. A dopo. Me ne posso tornare? Come? Così? Vai come i gamberi? Sì, come Michael Jackson. E io pure.
swear I'd take the sound before you make it. And you start to freeze, and so it looks you right between the eyes. You're paralyzed. Fermi, fermi, vai, inchino, inchino. Bravi. Capito? Vorrei chiamare impara. I maestri, sì. Impara. Chiamiamo i maestri? Chiamiamo i maestri. I maestri, dove sono i maestri? Aspetta, eccoli. Se mi portate il prego. Gelato, il microfono uno. Vai, vai, centro, prendete però. Aspetta che vado a prendere il microfono. Sono i maestri coreografi della Bounce Factory. Se mi portate un microfono gentilmente. Dammi mio. Va bene, intanto hanno presentato prima dal musical Chicago, ovviamente un brano tratto da Chicago Meneir. Due. Ah. Brava, brava. Ricordo adesso questo medley grande. A mio avviso non è diciamo così facile portare io Michael Jackson. Sì, grazie. Allora, proprio perché loro sono i loro allievi, anche se sono veramente già bravissimi, ok? Diciamo che insomma qua oggi abbiamo, posso fare una battuta stupida? Permettetemelo. È forse la prima. Grazie. No, scusa amore. Stavo dicendo che qui nessuno usa l'autotune. E abbiamo anche ragazzi che sono bravi di loro. Quello è vero, non è una sono su un palco senza diciamo che nessuno li spiga, ma vengono spinti emotivamente dai loro maestri. Potete dire dove insegnate? Sì, noi siamo la Bounce Factory e la Big Bang Academy, insegniamo qua a Palermo, via Ammiraglio Denti di Piraino 1, mai ce l'ho fatto. zona fiera. Zona fiera. La scuola lì, sì. Perfetto. Quindi sapete dove si trovano, se avete voglia di ballare il prossimo anno. Già partito. No, dico come l'avete promesso, che il prossimo anno balli con noi, sì. Esatto. Sì. Okay. Ma scusate, c'è posto anche tu. Sì. Ma perché ti devi mettere in mezzo? Ma perché io non posso stare in mezzo, non l'ho capito. Ma vieni pure da Roma. Ma sono tu Cisicca. Sì. Basta, continua. Consigliamo le targhe, la targa ai nostri insegnanti, che sono Marta, giusto? E Simone, questa è la targa che il Cantamare vi offre. E vai. A uno dei ragazzi per la Bounce Factory. Grazie mille, siete stati veramente bravissimi. Grazie anche per aver accettato di improvvisare prima. Grazie. Complimenti ragazzi. Sono veramente stati bravissimi perché non si sono tirati indietro prima. Assolutamente no. Quando gli abbiamo chiesto diciamo di improvvisare sul pezzo di Daniel Sachs, sono arrivati, abbiamo questa richiesta. Si può fare? Sì. Boom. Fatto. Detto fatto. Adesso lo presento io? Sì, è tuo. Non è. È della compagna che sta là. Io. Vabbè, tu nel senso che ci tieni tanto. Ladies and gentlemen, Madame et Monsieur. Direttamente. Monsieur. Compare e scompare. A me piace così, non l'ho capito. Ah. Direttamente dagli studi televisivi di Gold TV, Lazio TV, eccetera, un bravissimo cantante, lui viene da Roma, o meglio ancora da Cassino. Signori e signori, Mario Bettese! Buonasera a tutti, grazie. Allora Mario... Che presentazione, guarda. Sì Mario, tu canterai due brani. Tu sei l'unica donna per me. Ma perché fa così? E io poi, non la capisco. Ma chi c'è? No, guarda, perché mettiti qua. E mettiti qua, zitto. No, sì, che sì. Faccio? Poi faccio tu pure io. Tu sei l'unica donna per me e c'era un ragazzo. Mario Bettese. Io questa canzone la voglio dedicare a tutte le donne presenti qui questa sera. E se la conoscete, cantatela insieme a me, ok? Vai maestro con la base. Na 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 na
tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Quando il sole del mattino ci sveglia, tu non vuoi lasciarmi andare via. Il tempo passa in fretta quando siamo insieme noi. È triste aprire quella porta, io resterò se vuoi, io resterò se vuoi, dai tutti insieme. Non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Siamo insieme noi, è triste aprire quella porta, io resterò se vuoi, io resterò se vuoi. Sei proprio tu l'unica donna per me, il resto non conta se io sono con te. Non voglio andare via, se ti perdo non ho più nessuna ragione per vivere. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Tu sei oh sì, tu sei l'unica donna per me. Tu sei, oh sì, tu sei l'unica donna per me. Tu sei, oh sì, tu sei l'unica donna per me. Tu sei, oh sì, tu sei l'unica donna per me. Siete stati bravissimi, eh? E anche sulla prossima canzone vi voglio sentire. Vai, signor Anna, su. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, girava il mondo, veniva da gli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne, se cantava Help e Ticket to Ride, o Lady Jane o Yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevete una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Hey, stop con i Rolling Stones, stop con i Beatles, stop. Gli han detto vai nel Vietnam e spara agli come siete belli da quassù. Fatevi un applauso.
ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, girava il mondo e poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, ratatata. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù. Nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop, stop con i Rolling Stones, stop con i Beatles, stop. Nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre. Dai tutti insieme! Ta ta ra ta 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 ra ta 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 ra ta 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 ta. Grazie. Mario Vettese, grazie! Vogliamo fare un applauso a Beni e a Chiara? Grazie! Grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille. Dove vai? Vieni qua, vieni qua. Vieni. Ma scusi, metto qua. Mario Vettese, anche la a te. La targa. Un omaggio da parte della... Stavolta si chiama Targa. Questa targa. Volta è Targa. Sì. Grazie. Grazie mille, ricordiamo... Pensa che stavo dicendo medaglia. Che sei stato in giuria insieme ai nostri... altri splendidi personaggi vari ed eventuali della nostra giuria: Maria Romania, Lino Zinna, Salvo Maltese, Teo Ricciardella, Mauro Vettese, Daniel Sachs. Insomma, tanti. Grazie, grazie a tutti. Grazie a te, Mario. Il microfono lo puoi lasciare. La prossima è prossima. Sì, Miriam. Lei è una musicista, cantante emergente, soprattutto nel mondo social. Però quando la qualità... Ecco Vittorio, bellissimo, ti adoro. Pom! Io ti voglio bene. Grazie. E noi andiamo perché così lui... Sì, noi andiamo, ma volevo presentare appunto Miriam. Eccola, un applauso. Facciamo un applauso. Dicevamo che quando... allora, ci sono i pro e i contro del mondo dei social, certo. Però quando le artiste sono così, io un debole poi per quelle che si accompagnano con lo strumento, perché per me, insomma, è un indice di una sensibilità particolare... Va bene così o preferisci? Okay. Allora, il tuo è un inedito, ricordiamolo, vuoi presentarlo tu? Sì, ok. Questo pezzo si chiama Incontrarsi. Vorrei far riflettere sugli incontri che succedono in vita, di quelli che ci ricordiamo, insomma, in positivo e in negativo, ci fanno crescere. Quindi parlo un po' di questo pezzo. Vuoi dire chi l'ha scritto? L'ho scritto io. Ecco. Sia il suono che il testo. Vuoi ricordare chi ti coadiuva in questo percorso artistico? Il lui che è venuto oggi anche dietro le quinte? Ah, il mio amico musicale, Nanni. Grazie Nanni. Ok. Ascoltiamo. Sì. Miriam. Ciao Miriam. Vedi ciao. Che mi porta via. Se ti porto via con me, via, via. Chi ce l'aveva il mio? Lasciato respirare l'aria che respiravi.
senza prendere in giro i sentimenti che hanno avuto il coraggio di incontrarsi prima dei nostri occhi, prima dei nostri corpi. Hai paura delle mie danze, aspetto che tu balli tra le mie ansie. Se un giorno non ti rivedrò, ti riascolterò e canterò. Ho detto che tu me lo fai apposta, grande. Allora, ma mi sa che devi stare di qua al centro. Hai staccato la chitarra, vero? No, aspetta. No, l'hai staccata? Ok, vai, vai. È arrivato il tecnico. Un altro applauso. Nel frattempo facciamo un grande applauso. E un altro applauso alla nostra Miriam con questo inedito molto bello. Mi permetto di dirlo, tanto non è concorrente, quindi su questo mi posso esprimere. Incontrarsi, cercatela e seguitela sui social. Anche per te la nostra, il nostro omaggio da parte del Cantamare, che è, stavo dicendo l'altra volta, la targa, la medaglia. Ma perché mi viene targa? Ti sei proprio bloccato su questa ma cosa. Ma non lo so, mi è rimasta sta targa. Allora, adesso ci penso io a te. Okay. Grazie mille. È stato un piacere. Grazie mille. Adesso è sempre uno storico amico del Cantamare, lo invitiamo a salire sul palco, Roberto Serafini. Ah, vedi? Roberto Serafini. Roberto. Allora, aspetta che adesso... Ciao a tutti. Ciao Roberto. Ciao. Come stai? Bene, benissimo. Allora, direi intanto di lasciarlo cantare, tanto abbiamo tanto da dire. Allora, vuoi dire cosa canti? Allora canto una canzone che lui spolverata in chiave moderna, che è stato un tormentone un po' dell'estate in tutte le radio, Ho in mente te. Roberto Serafini. Grazie. Apro gli occhi e ti penso, ed ho in mente te. Ed ho in mente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te. Proprio
che ti penso e in mente te. Che ti penso. Grazie. Bene, bene, sono contento di essere qui insieme qua alla nostra veterana, veterana. Veterana del Cantamare. Senti, ormai io siamo cresciuti insieme. io ci sono stato prima che tu fossi decessi. Beh, io non lo ricordo, però mi raccontano che l'anno in cui c'è stato Zucchero, io avevo più o meno un anno, lui nel tempo libero, a quanto pare il suo hobby preferito era tenermi in braccio e farmi stare in piscina. Io partecipai alla prima edizione come ospite. Io sono sempre lì dietro, lui nascosto. Ma non ti preoccupare che non sei il terzo in comando. La prima edizione che presentai a Cantamare, mi ricordo l'86, proprio la prima volta che cantai proprio come ospite nel Cantamare, è un brano che poi mi portò fortuna perché diventò la sigla di una telenovela amoricitana. Ah, ecco. Ed era Stella nel Tempo, che all'epoca mi presentò Mauro Michieloni su Rai 1, che c'era, insomma, da lì è nata poi una grande amicizia con Gianni, e poi gli anni successivi facesse anche le sigle del Cantamare, quindi il Cantamare mi ha dato tanto gusto, quindi sei... devo dire grazie al Cantamare, un applauso al Cantamare Gianni Valentino. Allora, però... anche la nostra amica qui, la nostra partner Maria Romania, che ci siamo conosciuti in America, quando siamo stati ultimamente lì, mi ha ospitato in una bellissima serata, c'era anche il presidente della Regione Sicilia che abbiamo premiato. Un applauso a Maria Romania. Allora, però tu ultimamente hai avuto una collaborazione artistica notevole che tra l'altro ha anche calcato il palco del Cantamare. Lei è? Diciamo tutti quanti, diciamo insieme. La presento, una sorpresa, è venuta a trovarci perché canta con me in coppia da un periodo. Abbiamo fatto già 40 serate in maggio, siamo in tour con un brano che abbiamo rispolverato in Chilomoderna. E mi hai detto anche che al momento è primo tra i primi classificati nelle radio. Esatto, tra i primi posti in classifica nelle radio, il tormentone dell'estate, sei una bomba. Vi presento Viola Valentino. Accogliamo un grande applauso. Buonasera a tutti. La nostra mitica, la storia della musica leggera italiana degli anni 80, 90, che ha fatto storia. Ha fatto la storia della musica. Ma lei non è soltanto cantante, che attrice, ha fatto diversi film, dobbiamo dire. È stata un'attrice. Che io ero innamorato perso di lei. Guardavo il film con Tommy Simili, hanno scritto sull'autostrada. Io ero innamoratissimo di lei, infatti quella canzone me la canto pure io. Perché sola. Una delle poche canzoni di donna che faccio. Ovviamente non la potrò mai fare come me, però ho fatto due strani papà, diciamo, con Califano e con Pippo Franco. Ma lei era è veramente talmente bella che anche dal mondo della moda è stata voluta. Infatti è stata la moglie di Riccardo Fogli dei Puzza. Allora, questo dice tutto. Ma perché devi dire queste cose? Si vede, bisogna dire. Ma bella, voi potrebbero non essere d'accordo. Ma chi lo dice? Ah, posso dire la mia? Secondo me sono tutti d'accordo. Siete d'accordo? Sì. Io penso che qua c'è un pubblico maschile che secondo me potrebbe alzarsi e dire che hanno sognato dietro la tua bellezza, e devo dire anche ha una bellissima voce, perché hai ovviamente, essendo stata anche poi portata al cinema, questo che cosa vuol dire? Che al di là di tutto, oltre ad avere una bella voce e una bellissima presenza, è una grande interprete. Però io direi godiamocela. L'abbiamo con il tormentone dell'estate. Sei una bomba. Godetemela. Grazie. Godiamocela. Ragazzi, tu. Grazie. Ci mettono la base. Tutti insieme, però, non so come fare così. Yeah.
sei una bomba amore, ma tu di che segno sei? Non ti accorgi che mi piaci nella testa, che cos'hai? Come faccio a dirti che più ti pensi più mi dai? Se ritrovo il mio coraggio solo quando non ci sei. Sei una bomba e tu lo sai, fai da dirlo quando vuoi. Me lo sguardo ancora duro, dimmi non lo cambi mai. E comunque amore mio, il sistema non lo so, ma succederà che con te io prima o poi la spunterò. Festa, sto perdendo la testa, oggi questa canzone io la dedico a te. Se mi bomba amore, se mi guardi strano un po', mi tremano le gambe, chi mi prende non lo so. Ma se timido lo fai, non ti viene in mente mai, che vorrei vederti senza tanta gente in mezzo a noi. Se la bomba e tu lo sai, se ti dico come stai, tu mi metti mille scuse, mi sorridi e te ne vai. E comunque amore mio, io non so che fai per me, anche se non mi fidi voglio dire che amo te. Festa, noi cantammo, prendammo, e scordammo ciò. Ma tu guarda se dovevi capitare proprio a me. Quando con gli amici vai, tu chissà che cosa fai. Io vorrei proprio sapere se di me non parli mai. Se non con me tu lo sai, e non ti sbilanci mai. Eppure i tuoi difetti so che mi affezionerei. E comunque amore mio, anche se l'indiano fai, se tu non esistessi è così che ti vorrei. Facendolo, mi fa proprio il gusto, non mi vedo. Festa, sto perdendo la testa, oggi questa canzone io la dedico a te. Grazie. 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 Bene. Grazie. No, ma grazie a voi. Io credo che ti offendi se faccio una cosa. Tu mettiti vicino a lei. Lei me la mandi qua, va. Voglio starla, voglio vicina vicina, la voglio. La voglio vicina vicina. Me la vuoi rubare? Già te l'ho rubata. Lei, e tu rimani con me. Facciamo cambio coppia. Allora, adesso cosa? No, sì, vabbè, domani. Sì. Signora, io sarò anche un po' più piccolina di lei, però quando ero in regia stamattina e lui è arrivato, ho avuto questa bellissima notizia. Siccome è un brano che non lo dico perché lei è qui, ma a me piace, no? Cioè, io sono cresciuta a pane e musica, mi piace a tutti, non solo con mio zio, io mio padre che suona, mia madre che canta, mia madre, mamma alzati per favore. Ah, mia madre ha cantato con i giganti, ok? Cioè, non si può non crescere con la musica italiana nella famiglia Contino barra Torricelli, perché c'è il doppio sangue. E allora ho chiesto io gentilmente a Roberto se mi forniva anche la base di Comprami. Infatti, quindi abbiamo fatto questo omaggio. È colpa mia. Non era neanche in scaletta, però abbiamo fatto questo omaggio. È colpa mia se anche lo facciamo anche al nostro pubblico. Dai, ragazzi, e fino oggi.
Ma la cantiamo insieme, dai, la cantiamo insieme. Allora, al pubblico. La vogliono sentire. Allora, però la cantiamo tutti insieme, anche voi restate qui, facciamo un po' di. Ma magari possiamo lasciare un attimo. Io direi di lasciare il palco insieme, insieme. Donna, anche no, perché no. Poco fa hai fatto una cosa per la seconda volta che a me non va. Lei è Viola Valentino, punto. Vero? Sì, senso, no, no, perché per la seconda volta Riccardo Fogli, Riccardo Fogli. No, ho detto no. Per dire che talmente era bella, ed è bella che oggi che la sposata no, Riccardo nel senso, Fogli. No? Nel senso che, perdonami se lo dico, un po' pubblicamente, cioè ricordare sempre il nome di Viola Valentino legato a Riccardo Fogli, per carità, alla sua storia, ma lei è lei perché ha una bella voce, ha saputo interpretare. Certamente, certo. È un bellissimo marito nuovo. Adesso sposato con un giovanissimo amico mio che si chiama Francesco Mango, che è qui in sala, Francesco che ci segue, Mango. Ed anche il suo produttore, comunque è un bellissimo ragazzo. È un bellissimo ragazzo. Lui sceglie, però sceglie i begli uomini. Un po' troppo con i sì, discorsi. Andiamo. Voglio comprami, io pure Viola voglio Valentino, sentire Valentino. Comprami. Adesso stai qua e canti. Allora, stai. Fatto la spalla perché se lei da solo non vuole cantare. No. Devo restare, giusto, ha ragione. Allora, la cantiamo tutti insieme, dai. Comprami, dedicata a tutti quanti. Non fatemi cantare, lui. Ah, ma certo. Forte se mai se sei giù perché ti ha lasciato, se per lei sei un uomo sbagliato, e se non sei stato un artista, oh, non sai cos'è una conquista, se per lei c'è stato un amico, e se non hai lo sguardo d'amico, e se non vuoi restare da solo, vieni qui e fatti un regalo e contami, io sono in vendita e non mi credere. Irraggiungibile, ma un buon amore un attimo, un uomo semplice, una parola, un gesto, una poesia, basta per te, mia. Che cantare mi fa, una musica che prende e ballare mi fa. Felicità, firma colori, or, dar via le frasi agli attori, e se per te il sabato sera non c'è mai una donna sicura, e se non hai sulla tua rubrica una che è chiude un'amica, e se non sai andare lontano tu e non ti porta la mano. Comprami, io sono in vendita e non mi credere irraggiungibile, ancora felicità è una canzone falsa che cantare mi fa, una musica che prende che ballare mi fa. Felicità è una canzone falsa che cantare mi fa, una musica che prende che ballare mi fa.
canzone falsa che cantare mi fa, una musica che prende e che parlare mi fa. Un applauso, una musica che prende e che parlare mi fa. Grazie. No, no, ragazzi. È stato un piacere. C'è. Per me. Io non lo posso fare, ma gli do un bacio. Non, ma allora, l'abbraccio proprio. Ah. La sapevamo tutti. Dopo in 40 sala. Anni sono riuscita. Io mi sono rifiutata perché non so cantare, no. Quindi non. Ma io lo stai dicendo tu. Signora, venga. Venga. Poverina, ma non siete in crisi. No, ma che. No, ma ormai venga. Venga, signora, venga. Io... Ma che fai tu? È impazzita. Scusate, salite tutti. No. Ecco. Ciao, zia. Va bene, veloce. Ah, c'è la zia. Sì, va bene. Sì. Non sapevo che ci fossi. A favore di telecamera. Vuoi abbracciarmi? Ah, sì. A favore di telecamera. E ci teneva tanto. È diventata famosa la mia zia stasera. Parli qua. No, siccome sono la sua grande ammiratrice da sempre, quindi cioè, sì, è stata una grande sorpresa vedersi qua. È emozionata. È stato un regalo che ho voluto fare io personalmente al mio amico Gianni Contino, a mio fratello, insomma. Sì, un applauso. Dai un altro bacio, okay. Così accompagnala nelle scale. Aspetta, però. Ma tu vedi, ma che è emozionata tua zia, è proprio. Buonasera, fatto niente. È stato un piacere conoscerla, zia, la riporto. Allora, questo quando non si mettono le pietre nella musica italiana, giovani, meno giovani, chiunque cantava questo brano. Oh sì, ecco. Io sicuro. E quindi, insomma. Vabbè, l'applauso, ragazzi, deve essere più forte, però dai. Ma che carini che siete. Io penso che possiamo. Ok. Quella è tua. La targa, grazie Roberto, grazie anche questa per... Questa è mia e anche tua. Vai. Grazie. Grazie, gentilissimo. A lei. E se permettete, anche, io gli metto le mani al collo io. Visto così. Anche la medaglia, a favore. Francesco! Almeno posso dire di aver abbracciato Viola Valentino! Francesco! Grazie, io chiamo suo marito. Troppo carini tutti, veramente. No. Voi, loro. Grazie. Facciamo grazie un grande applauso, grazie. Ragazzi. Grazie mille. Buonanotte a tutti e spero di potervi rincontrare in un concerto vero dall'inizio alla fine che dura un'ora e mezza, due ore. Assolutamente. Siamo in tour, abbiamo fatto già 40 serate e non abbiamo in la programma. Prossima data, lanciamo almeno domani siamo a Messina, Montalbano. Magari una concerto. Un po' più nel più avanti, sì. Magari il lunedì prossimo è ospite su Rai 2 sul programma Donne al Bivio, vero? È ospite Viola, quindi la vedete su Rai 2 fra qualche giorno. Va bene. Un applauso. Grazie, buonanotte a tutti, è stato un piacere. Buonanotte, ciao. Dammi quello. Uno lo tieni tu, uno lo tieni. No, gli devo dare un altro bacio però. Però fammiglielo dare un altro bacio, giusto? Allora. Vengo io perché vengo. Che fa? Mi tocca! Vittorio può fare questo ed altro. Pazza. Va bene, allora adesso andiamo avanti, possiamo andare avanti. Andiamo avanti, torna lei con la sua danza del ventre, la nostra Alessia Gervasi con Oriental Tango. Thank you.
bravissima. Guarda, ti guardavo, ti invidiavo da dietro alle vieni avanti. Ma questo è dei due quello che mi piace di più. Allora, se... Ma se io ti vengo a trovare a casa, te mi dai qualche lezione? No. Manco tu. Oh, ma ce l'hanno tutti con me stasera, eh? Allora, guarda che a me la panza, facciamo... la mia è pure bella da vedere. Intanto consegniamo la targa. Consegniamo la targa. Grazie Alessia, però guarda, mi avvicino un attimo io con il microfono. Allora, ma aspetta, lo prendo se vuoi. Sì, grazie, grazie. Prego. C'è Vittorio. Il microfono, gentilmente, mi apri il 2, grazie. Ok, allora mi rimetto dal mio lato. Allora, Alessia, da quest'anno, o comunque da poco adesso, tu insegnerai la danza del ventre, che è aperto un a po' tutti. A tutti. Sì, okay. E allora perché mi ha detto di nome? Perché non sarà a casa, ma sarà presso il centro latino. Vengo presso il centro. Esatto. Massa, in via Michele Amari, dietro il Politeama, e sarà ogni lunedì dalle 20:15. E la prima lezione prova sarà il 30 settembre. A casa? No. Ah, ok. Quindi Alessia Gervasi vi aspetta con facciamo le un grande applauso. Grazie mille, grazie mille. Ciao Alessia. Allora adesso c'è una voce che gira dietro le quinte, che è lui, vuole salire sul palco. Ed è? Io quasi quasi... Presentalo tu. Lo presentiamo. Eh sì, perché io sono troppo di parte. Cura! Gianni Contino, cura! Patron del Cantamare. Gianni Contino! Patron del Cantamare. Tutto a posto, cura? Ah, te. No, niente, una sola parola. Grazie per essere intervenuti tutti quanti. Grazie. E ora dove vai? Stai qui con noi? Senti, ma ti sei... ti ho fatto questa piccola sorpresa dove Matteo ha interpretato te. Ah, sì. Con questo sogno che tu sei riuscito a realizzare come solo i pazzi creativi come noi. Vabbè, è mio nipote. Anche lui fa parte del... No, dico però tu sei stato un folle che ha saputo sognare, credere nei suoi sogni e nel 1978 sei riuscito a creare comunque quello che lo ricordiamo è stata la terza manifestazione più importante d'Italia. Dopo Sanremo, Festival Bar, c'è stato il Cantamare, andava in onda sulla Rai, chiudevano Cefalù, insomma. Voglio dire una cosa, a lui l'ho conosciuto da bambino. A chi? A te. A Benny. Veniva sotto il palcoscenico perché volevo vedere il Cantamare. Oggi è diventato un grande. Grazie. Però questo fa... Mi fa morire. Mi fa morire. Hai visto? C'era la sorpresa pure per te. Grazie. Ma su con le mani però! Dammi un bacetto, va. Vabbè, questo non è... Io l'ho sempre detto, i bacetti li do solo alla zia Anna, però stasera vado pure a lui, dai. Allora, qua c'è scritto premio fedeltà. E perché sei fedele? Dopo 10 anni. Dopo 9 anni, anzi. Grazie. Grazie, buon divertimento. Grazie. Facciamo un applauso a Mister Contino. Ecco. È pure il rosso, è il mio colore preferito. Mamma mia, come sta? È il mio colore preferito. Però adesso arriva un altro bel momento. Bellissimo. Perché lui a livello nazionale è il sosia del nostro Domenico Modugno. Quindi adesso questo momento tutto italiano grazie a lui, a Lino Zinna. Zinna. Ancora e poi per sempre ti perderò come una chiave, l'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più.
siamo felici più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. La tua voce è una musica dolce che suona per me. La lontananza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi non sa mai. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare, e invece sono qui a ricordare te. Grazie, mi aumento un attimino il microfono, grazie. Allora, 44esima edizione del Cantamare. Devo tutta questa donna, se questa sera sono qui a cantare, lei sa benissimo perché, lo sanno un po' quasi tutti, per un problema che, vabbè, lo superiamo sempre. Allora, dicevo, 44esima edizione del Cantamare. Io ne ho fatte già tante, ringrazio sempre Gianni Contino e la nostra Anna Vinci, che mi danno l'opportunità anche di essere presidente della giuria mia. Anche beh, se beh, ci sta. Ci sta, ci vabbè. Mi hanno scelto tra tutti i vecchietti di questo degli artisti di Palermo, quindi dice lui è l'unico vecchio, lì lo mettiamo in mezzo. No, non è vero, non è questo, vero, no. Non è vero, qua. Allora, siccome, non è vero, non è vero. Siccome è una serata meravigliosa, una serata, esatto, speciale, una serata a cui tengo tantissimo, e allora canterò quest'altra canzone che il grande Domenico Modugno ha scritto e che sta avendo un grandissimo successo a livello mondiale. Meraviglioso. Un applauso a Lino Zinna. Torniamo, torniamo dopo a consegnarti tutto. Tanto canta, canta. Chi è che sta mandando? Potete fare gli applausi che volete, sono gratis. Tanto io canto pure per voi. Credetemi, è accaduto. Di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni si hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ma ti
sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso. Grazie, meraviglioso. Il mare, tu dici non ho niente, ma ti sembra niente il sole, la vita, amore, meraviglioso. E ti sentivo ancora sapore della vita, meraviglioso, 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 la 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 la. Grazie. Questo applauso lo condivido con lui, col grande maestro Mimmo Modugno che ci guarda da lassù. Ciao Mimmo. Pino Zinna, grande applauso, grazie. Un applauso per Lino e la targa per il nostro, grazie. Lino. Per il nostro maestro. Grazie signori. Grazie mille. Grazie, ciao. Vediamo dopo. Allora, adesso è un momento tutto divertente, diciamo solo il nome, anche lui un fraterno amico del Cantamare. Adesso sul palco divertitevi un pochino con Roberto Mannino. Laura, Antonella, Giovanna, Angelica, Andrea, donne, donne, fortissimamente donna. Donna, la cosa più bella che esiste al mondo. E che ci vuole l'applauso. Che gran regalo che ci ha fatto il nostro creatore a noi uomini, eh? Che gran regalo! Ma pensate che genialità divina! Dio ha creato la donna da una costola dell'uomo, che ancora ne fa male da costola! La donna, ah, questo essere bello, dolce, unico, raro, che per anni, anzi per secoli, ha combattuto contro questo oppressore, contro questo schifoso, contro abominevole, stupido, malvagio, mostro, genere maschile. Io. E tutto perché? Perché voleva diritti, quelli che gli toccavano, il diritto alla parità. Ma dopo secoli e secoli di battaglia, la donna ha vinto, evviva, evviva, un applauso, evviva, ha conquistato la parità dei diritti. E ora non c'è che una parità dei diritti. Ah, ma fare tutta la fila come l'ha fatto la donna? No, e che ci potevamo fare? Non c'è mascolo. La donna, c'hanno tutto, c'hanno. Ormai si trovano dappertutto, sono avvocati, ingegneri, dottori, chirurghi, onorevole. Abbiamo finanche la premier donna, una maravaglia, tutto. C'hanno anche la festa, l'8 marzo, la festa della donna.
il giorno in cui la donna si può permettere di tutto, è concesso tutto. Tutto quello che fa, non fa in 364 giorni prima, lo fa nel 365 giorno, perché è la sua fece, cucciatele niente. Quel giorno è il sopravvento sul genere maschile, si trasforma da essere nobile, dolce, raro, unico, in seguace da Satana. Si trasforma. Fateci caso, l'8 marzo, mensa strada, mascole, non ce ne sono. Si chiudono tutti lì, dice i bagni, dice la casa, per paura di incontrare ed imbattersi in questo essere che si trasforma, diventa transformer. E quella donna diventa tutto sesso e rock and roll. Quel giorno tutte si trasformano, le donne. Fateci caso, comincia la mattina, no? Si immergono nella vasca che non è piena d'acqua e chi ne profumo, ma profumo talmente forte, ma talmente forte che nei successivi 4 mesi zanzare non da casa un cenè. Poi arrivano praticamente al ciucco, un ciucco così pesante, ma così pesante che in confronto Belfagor, fantasma del Louvre, si può girare a mucciare. Poi passano alla vestizione, eh sì, si vestono e si mettono la minigonna, non se l'hanno messo nel 364 giorni, ma se la mettono nel 365 giorno, perché si devono vedere, fare vedere. Minigonne cuite, casalinghe, minigonne cuite, talmente cuite che si ci leggono pure i pensieri. E poi che fanno? Ah, poi si mettono la scarpe, non sono scarpe, sono ciamboli praticamente, ballano, non se l'hanno messo mai, si ballano, quel giorno se le mettono e si trasformano. Annuccia e Rosuccia. Due donne immacolate, tutte casa e chiesa, casa e chiesa, casa e chiesa, fino a quando non trasferire un parroco. Quel giorno si trasformano pure loro, anche loro hanno diritto al trasformer praticamente, no? Si trasformano e finalmente arriva l'orario, alle 18 Annuccia va a pigliare Rosuccia, citofono, citofono, con un timbro e con una cantilena tipicamente inglese, Annuccia ci fa Rosuccia, oh! Pronta, sì, sì, alla CTM che è una magghide, audizionante. Dice, che fa? Rosuccia, prendo la 500, ma quale 500 e 500? C'ho la sub di due grandi di mio marito che sa essere incassato l'incia, c'è nata, la nostra festa, per cui ci è concesso tutto. Scinni, Rosuccia tutto, che traballa ancora neta, se ne fa per sa macchina, dice, una macchina, a cane, no? Rosuccia ci vanno, non ce l'hai prenotato, il ristorante, dice, che perciò, il miglior ristorante di Palermo, è prenotato tutto per noi donne. Picchia paitolo, arrivano al ristorante, si settano al tavolino e comincia la serata. Cominciano i salatini e bevi tu e bevi io, perché arrivo primo il prosecchino e dopo i salatini la voce il prosecchino e bevi tu e bevo io, arrivano la voce salatini e bevi tu e bevo champagne e bevi tu e bevo io, finalmente arriva il primo degli antepasti, anzi il primo degli aperitivi, 40 paesi, ancora non l'antepasti ci siamo arrivati, e l'aperitivo, il secondo aperitivo e bevi tu e bevo io, il terzo, il quarto e il quinto, il primo degli antepasti, il secondo degli antepasti, il terzo, il quarto, il quinto, e bevi tu e bevo io, e bevi tu e bevo io, il primo dei due primi, il secondo dei due primi, e bevi tu e bevo io, il secondo dei due secondi, il primo dei due secondi, usavo e bevi tu e bevo io, c'è pure la frutta, bevi tu e bevo io, il dolce, bevi tu e bevo io. Che ora si fanno? Mezzanotte. Che cosa ci può essere a mezzanotte in un locale prenotato tutto da donna per la festa della donna come attrazione? Non certo l'inozinna, no, ma c'è uno spogliarellista, un povero Cristo che arrischia la vita quella notte. Perché? Perché quando già si trova tutte queste donne assetate di sesso, che vuole tirare a destra, che ci scippa per la sinistra, che ci scippa i capelli, insomma, su Cristiano resiste mezz'ora, ne esce abbastanza terra per ringraziare il buon Dio che lo ha salvato da queste satanate, e la festa che fa finisce, no, pur Antonella, anzi a Rosuccia e Annuccia sono già belle ubriache, ma non è che se ne vanno, no, perché c'è la discoteca e beve tu e bevo io, comincerà a ballare a destra e a sinistra, beve tu e bevo io, beve tu e bevo io, diamo che Annuccia da lì orologio, qua ci mattina, Rosuccia, qua ci mattina.
Martini, dice, ma che mi dice? Dice, vabbè, che? E oggi è la festa della donna, oggi, ieri, oggi è il 9 marzo, quale festa della donna? Tale, dice, andiamo in subito a casa, dice, non facciamo parlare i mariti. Arrivano, vanno verso il SUV, e quando arrivano su per il SUV, Annuccia ci fa, dice, Rosuccia, abbiamo un problema, dice, quale? Non vedo la strada, Rosuccia, non ti preoccupare, se per chi se ne vio lui, uno te la presto io, picchiacchiana. Si mettono una macchina e Python, fatela, così va, i connetti stanno davanti. E allora a quel punto lì si incamminano, ma mentre stanno camminando, non, dopo 3 secondi praticamente, proprio tempo di mettere la macchina e Python, Annuccia ci fa la succedere, dice, bendamaci, le vorella si stanno intorcioniando, dice, ma chi diria te la mangiare? Rosuccia dice, pure io, sarà perché tu pigli i scaffi? Dice, ma è che all'inizio che faccio 20, dice, se fossero solo 20, dice, c'è una puzza, figlia mia, dice, ma l'avvelenato, dice, ma non ci possiamo andare a casa così, no, al primo slargo, a prima piazzetta, tutto fiemme, ci liberiamo. Infatti, dopo 100 metri, trovano una piazzetta, accosciano, scendono e vedono che si trovano davanti all'ingresso principale di un cimitero. I tempi italiani si scavalcano il muretto e sono dall'altra parte del cimitero, dentro il cimitero, e si liberano finalmente. Diamo caroccio più difficile, perché Annuccia ci fa Rosuccia, Rosuccia, ce ne hai fazzolettini? Dice, senti, pare che il mio cattolo lì fa in magia, chi c'è? Non ce n'ho fazzolettini, e ora come facciamo? Annuccia dice, vabbè, lo sai che ti dico, io c'ho le mutandine, mi asciugo con le mutandine, come finisce secondo? Rosuccia dice, tu ti mettissi le mutandine, io serata che... ma me ne sono messa, non si poteva sapere mai, dice, peggio per te. Rosuccia guarda che c'era una ghirlanda di fiori, dice, io non mi asciugo con chi, non se ne parla più. Arrivano a casa, finisce, l'indomani mattina, ma si incontrano, no, e uno ci fa l'altro, dice, tato, sì, hai visto che ora si sono ritardata la signora? Dice, cacetto l'ho visto, alle 5 di mattina, dice, e niente hai notato? Dice, chi devo notare? Anzi, dice, sì, ho notato, no, bravo. Dice, che notaste? Ci ho notato, dice, sono andato a scomboiare a mia moglie, saccio solo che niscio quella mutandina ed era senza mutandine. Dice, poi? Dice, poi, tutto qua. Dice, ah, sei sempre solito fittonato. Dice, io pure l'ho scomboiata a mia moglie, eppure lei era senza mutandine, ma in più aveva un pezzino appiccicato nel culo con la scritta, gli amici ti ricorderanno sempre. Grazie, grazie, grazie. Prima che il gallo canti, sicuramente ci sarà la premiazione. Io ho finito, tagliavo. Ho finito. Non se ne può annuire, o sa un misciero, fruiti. Non c'è soluzione. Voi state tutti, siete vedi, sì, ancora? Ah, state fanno i connetti, stanno. Ah, quasi! Pensavo che. No. Volevate fare rotte qua. E che mi sono perso Chiara, stavo cercando Chiara. Chiara? Chiara, no? Sì, è qui Chiara, si è andata a collegare, no, sicuramente. Questo penso che andata. Sicuramente. Poi sì. Gli facciamo un applauso, ragazzi. Grazie, vieni, grazie. Vieni. Allora, ovviamente c'è l'omaggino anche per te. Sì, grazie, grazie, grazie. Ritorno a dire che per me essere sempre presente l'ennesima volta, un ennesimo anno, questo è il terzo consecutivo a questa manifestazione, è per me un motivo di grande orgoglio. Sì. Io si può dire che sono nato col cantamare, in poche parole, perché scusate, nell'86, scusate. Quando è andato, avete mandato il filmato, io c'ero in quell'anno lì, mi ricordo che eravamo alloggiati al Costa Verde, a Cefalù, e in piscina mi sono trovato a destra Zucchero e dalla sinistra c'era Mango, mentre poi di fronte a me c'era un pezzo di donna che era Patti Pravo, ai suoi tempi, nell'86. Ora non è che non lo sia più una donna, però non è quella dell'86 sicuramente. Siamo tutti fatti della stessa materia dei sogni, e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. Nessun norma, fredda stanza, guardi le stelle e
di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in te. In nome mio nessun saprà. Stavo per venire, però va bene. Beni Albanese. Grazie. Ricordiamo BM Studio. Studio Recording. Ricordiamolo. Allora. Però vedi che non gli è piaciuta che non hanno fatto l'applauso. Ah! Allora. Intanto che i ragazzi si posizionano sul palco, invito chi deve fare la premiazione e invito a salire sul palco, ovviamente Salvo Maltese insieme ad Anna Vinci, cominciatevi a preparare. E premia anche Maria Romania, premia Lino Zinno, fate il giro con calma, e nel frattempo tanto sì, fate il giro con calma, tanto adesso io torno a ringraziare chi ha sostenuto il Cantamare, abbiamo la Top Records, Lux Eventi e Service. Chiedo, ci dovrebbe essere la targa che dovrei consegnare per Lux Service, per favore. BM Studio Recording di Roma, grazie a Beni grazie. Albanese, Stampamenta, Pass, Bar delle Alpi, Bar New Piccadilly, il Mercatino delle Meraviglie, Sullivan Viaggi, Bounce Factory, grazie a Franco Montagna per tutte le riprese, soprattutto grazie a Charm Boutique e Noemi Di Stefano per avermi vestita e truccata, ringraziamo ancora una volta l'NH Hotel per, insomma, per averci ospitato per la conferenza stampa, per ospitare i nostri ospiti, i nostri cantanti, per ospitare Beni Albanese. E ringraziamo il Teatro Jolly nella persona di Nafa, ma soprattutto ringraziamo i nostri tecnici Salvo, Peppe, Vittorio come assistente palco. Grazie veramente a tutti. Ringraziamo Giovanni Pirrone, la titolare del marchio, Anna Vinci. Un grazie sentito a tutti i nostri ospiti e un grazie più grande al patron Gianni Contino. Penso di non avere detto tutto. Solo io vi devo chiedere una cosa, un grande applauso per questa fantastica. Grazie. E un applauso al mio compagno di scena, Beni Albanese, grazie. Allora, è arrivato il momento. Vieni al mio Adesso qui c'è da ridere, ragazzi. Sì, però prima di tutto vorrei un attimino, proprio due minuti di conto, vorrei sul palco Salvo Maltese, perché dobbiamo ringraziarlo. Anche perché Salvo, 30 anni di Tecno Casa, che non... abbiamo il 2, microfono 2, grazie.
Forse la vicinanza non è a posto, ma l'hanno attivato. Buonasera, buonasera a tutti, sì. Appunto, diciamo 30 anni di Tecnocasa, un bellissimo traguardo, ma sentivo altrettanti bei traguardi. Il Festival Song il prossimo anno fa pure 30 anni, quindi mi piace questa combinazione. Il Cantamare, cosa stiamo parlando? Siamo alla 44esima, in realtà sono 45 anni. Esatto, sono 45 anni. Diciamo, noi è una collaborazione che ci lega da tantissimo tempo, questo ci fa piacere perché l'affetto e gli stessi valori ci uniscono e ci fanno andare avanti, con l'augurio di continuare ancora e ancora ancora. Questa serata, tutti bravissimi, porto un po' le parole della giuria, siamo un po' confrontati, non è stato semplicissimo, ma ogni anno è sempre così. Bene, siamo contenti. Quindi i complimenti e un altro applauso a tutti i ragazzi. Non è stato semplice decretare il vincitore, vi posso dire che ci siamo, diciamo, spinti su quella che è l'originalità e su quello che è, diciamo, il talento, il bel canto e quello che contraddistingue il Cantamare per tutti, diciamo, questi anni. Quindi complimenti e bravi a tutti. E grazie mille Salvo, veramente grazie. Salvo è stato anche un concorrente. Sì, nasco. Nasci come concorrente, però insomma questo vuol dire che credi nella mission del Cantamare. Sì, assolutamente. L'ho vissuta da concorrente, oggi mi fa piacere aiutare nel dare appunto questa opportunità. Dico sempre che questa serata da agenti immobiliari ci trasformiamo in corrieri, quindi spediamo il vincitore oltreoceano. Un'esperienza che personalmente ho pure fatto, quindi l'auguro a tutti quanti. Quindi auguri al vincitore che si porta questa bellissima esperienza del bagaglio, che a prescindere fa sempre bene per un artista, è sempre una bellissima esperienza. Grazie mille a te. Allora, ti chiedo di ritornare dietro le quinte, così vieni dopo. Allora, grazie all'avvocato Salvo Sanfilippo, tutto legale, ci consegna le buste della giuria. Adesso abbiamo il premio della critica che va a... Vai tu. Facciamolo insieme, dai. Facciamolo insieme. Il premio della critica. Va. Il premio della critica della 44esima edizione del Cantamare va a Lucilla. Ecco Lucilla, fai un bell'inchino. E non finisce mica il cielo. Grazie Lucilla. Ben. La targa, del premio della critica, vai Lucilla. Hai ragione. Allora, però per favore... Vieni qua, facciamola vedere un attimo, facciamo l'applauso a Lucilla. Grazie. Allora, preparatevi per la targa del premio della stampa. Premio stampa, allora a questo punto facciamo il premio stampa e facciamo... Oh, ma tanto non lo fanno perché già stanno dormendo, c'hanno tutti sonno. La targa, per favore, preparate la targa, il premio stampa, va. San Pietro Claudio. Targa per Pier, vai. Fate grazie un po' più mille. Forte l'applauso che... Grazie, San Pietro. A chi? Vai. Ok, l'ha dedicata al suo maestro. Premio Interpretazione. Si prepari la targa. Per? Che andrà a... Ilenia. Grazie, diciamo così. Andiamo avanti con premio inedito che va a... Preparate la targa dell'inedito che va a Di Cara Marcello. Premio inedito. Va bene, ci sarà forse stato invertito con Claudio. Probabilmente l'inedito. Vabbè, comunque la data è uguale, ce l'hai. Va bene comunque. Adesso però terzo posto. Invito a salire sul palco per premiare la terza posizione il nostro presidente di giuria, Lino Zinna. Ah, qui adesso si comincia pesante? Sì. Qui si comincia pesante, ragazzi. Quindi per favore. Ok. Terzo posto. Terzo classificato della 44esima edizione del Cantamare va a... Al contrario. Noemi Di Stefano. Apri il microfono 2, per favore.
Allora, noi abbiamo fatto anche un viaggio in America, e in America, anzi no, quando sei venuta al mio teatro, ho visto questa donnona che già la conoscevo da prima, però che sai, quella sera mi ha fatto un effetto strano. Ho detto, mamma mia, mi sembra la statua della libertà. E allora ci mettiamo così. Ci mettiamo così. Comincia ad essere un po' più tosta, eh. Andiamo al secondo posto. Prepariamoci a consegnare il secondo posto. Secondo posto è... Dal contrario. Floriana Corletti. Premia Floriana Corletti, Maria Romania. Aveva il telefono in mano. Sì, l'ho fatta finire di filmare. Un applauso a Floriana. Vuoi dire qualcosa, Maria? Lo so che si dice spesso, però veramente siete tutti grandi, perché ci vuole coraggio per andare avanti a tutte queste persone e cantare. And what did I say? Uno, due, tre. One, two, three. Have fun. No matter what you do in your life, have fun. Be in the moment, essere nel momento. E a te ti auguro un sacco di bene, auguri al secondo posto, però tutti al primo posto, veramente, per coraggio e grande. Thank you. Facciamo un applauso a Maria Romania. Allora, prima di invitare Anna Vinci e Salvo Maltese sul palco per premiare il primo classificato, volevo consegnare da parte del Cantamare la targa a Lux Eventi e Service. Luciano, quale facciamo Puglisi. Un grande applauso. Grazie mille, grazie mille. E poi cioè, hanno collaborato anche per le luci di questa sera, quindi grazie mille per sostenere il Cantamare. Un applauso. Allora, ricordiamoci sempre che uno spettacolo può andare avanti se ci sono tutti loro dietro, noi se no non riusciremmo a fare tutto da soli. Adesso. L'ultima cosa che devo fare è, semplicemente c'è un fraterno, un amico sempre del Cantamare che ha fatto il compleanno da circa un'oretta ed è il nostro Agostino Sgroi, quindi facciamo il Cantamare, fa gli auguri di buon compleanno ad Agostino Sgroi. Detto questo... Andiamo. Prepariamo la base. Prepariamo la musica di sottofondo. Ecco. Ecco, adesso c'è da ridere. Chiamiamo la nostra titolare del marchio Anna Vinci, che facciamo un grande applauso. Salvo Maltese. Salvo Maltese. Che grazie a Tecnocasa manderanno a New York con volo di andata e ritorno il primo classificato al Festival of Song USA, e andrà direttamente a esibirsi lì. E il vincitore della 44esima edizione è... Siria Contoni! Allora facciamolo vedere, ha fatto un biglietto. A New York! A New York, un applauso! Allora, adesso, siccome appunto non è solo Tecnocasa, adesso possiamo sì dare queste tre magliettine che sono per i tre classificati di questa sera. Abbiamo la nostra maglietta del Cantamare, sponsorizzata dal nostro NH Hotel per i tre primi classificati. Quindi... Noemi, Siria e la nostra Floriana Colletti. Grazie a tutti gli sponsor che ci collaborano in questo. Fatevelo un applauso perché siete stati veramente tutti bravi.
Grazie mille a tutti voi che avete avuto la pazienza di ascoltarci e di seguirci questa serata. Come ogni anno chiedo gentilmente ai tecnici di mettere l'inedito, il brano cantato da Siria con cui ha vinto. Vuoi fare foto? Facciamo foto? Com'è? Facciamo il premio? Ok. Grazie a tutti, noi vi diamo la buonanotte e ve la diamo con la prima classificata. Questo lo dai a me, prendi questo e ricantati il tuo inedito, te li riconsegno dopo questi. È il 2, l'1, qual è il 2? È il 2, il 2. Ok, grazie ancora ai tecnici, vi diamo la buonanotte con la prima classificata, Siria con Tony. Grazie ragazzi, piano piano, lentamente in ordine, usciamo dal palco e lasciamola la prima classificata. Andiamo?